Ed eccoci qua, ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchiha Gamer che vi parla e siamo tornati su Naruto Cross Boruto Ultimate Ninja Storm Connection. Siamo qui per vedere quelli che sono gli episodi finali di questo capitolo. Poi dovrò rigiocarmi questo per portarlo al grado S, però ci ho già provato diverse volte ma ancora non ci sono riuscito. Niente, vediamo questo episodio, la nascita di Naruto 16 anni prima. La precedente forza portante dell'Enea Koda, Kushino Uzumaki e Minato Namikaze, stavano per avere il loro primo figlio, che avrebbero chiamato Naruto. Tuttavia, il sigillo che conteneva l'Enea Koda nel corpo di Kushino si indebolì moltissimo durante il parto, permettendo a un uomo mascherato, che ne era a conoscenza, di rubare l'Enea Koda subito dopo la nascita di Naruto. L'uomo mascherato usò l'Enea Koda per attaccare la foglia, ma perse il controllo del cercoterio durante uno scontro con Minato e fu così costretto a ritirarsi. Per salvare il villaggio, Minato usò il sigillo del diavolo per sigillare metà dell'Enea Koda nel proprio corpo. L'altra metà venne sigillata dentro Naruto usando il chakra di Kushina e il sigillo ottagonale. I due credevano che il loro figlio Naruto avrebbe impedito all'uomo mascherato di provocare un terribile disastro e avrebbe portato un futuro luminoso nel mondo dei ninja come forza portante. Ok. Ora che Naruto era in grado di controllare il chakra dell'Enea Koda, percepì che la spada a pelle di squalo posseduta da Killer Bee conteneva in realtà Kisame. Il Kisame che Killer V aveva sconfitto era un impostore, mentre il vero Kisame risiedeva all'interno di Pelle di Squalo, rubando preziose informazioni dall'Alleanza Ninja. Una volta smascherato, Kisame cercò di scappare, ma Gai arrivò a sostegno di Naruto. Scoppiata un'accesa battaglia, Kisame venne sconfitto. Una volta catturato e sul punto di rivelare informazioni sugli Alba, a Kisame tornò in mente una conversazione avvenuta con il suo ex. Non si può mai scappare. È una persona prima che giunga alla sua fine. Una persona scopre per la prima volta se stessa. Ok. Raccogliendo le poche forze rimaste per liberarsi, Kisame decide di uccidersi per tenere segrete le informazioni sui suoi amici. Scegliendo di affrontare la morte in questo modo, dimostrò di essere un ninja degno di questo nome. Ok, trofeo guadagnato, un mondo dei ninja unito, ok. E questa l'abbiamo fatta. Ora, la prima parte della grande guerra ninja. Sasuke tornò al covo degli Alba con Tobi, al quale chiese di trapiantare l'occhio di Itachi al posto del suo. Sasuke era decisa ad annientare Naruto con tutte le sue forze, rifiutando tutto quello. Quando Tobi completò il trapianto su Sasuke, dinanzi a lui apparve una persona inaspettata.
Si trattava di Kabuto infuso con le cellule di Orochimaru. Questi aveva portato avanti la ricerca sulle arti magiche dopo la morte di Orochimaru e aveva una proposta per gli Alba. Gli avrebbero offerto una tecnica proibita della resurrezione in cambio del... Tobi accettò la proposta di Kabuto, poi partì per il villaggio della pioggia per sconfiggere Conan, la quale aveva lasciato gli Alba. Sebbene Conan avesse ben nascosto il cadavere di Nagato, Tobi lo privò del Rinnegan e tornò nel covo, dove diede a Kabuto un assaggio della potenza militare degli Alba. Questo assaggio consisteva di un esercito di 100.000 soldati prodotti combinando il chakra dei cercoteri con la statua diabolica, il DNA del primo Kage e gli Zetsu bianchi. Porca miseria. L'alleanza dei ninja contava in totale 80.000 combattenti. Tuttavia i conflitti di lunga data tra i vari villaggi significavano tensioni negative consolidate, generando scontento e sfiducia tra i ninja e rendendo difficile mantenere un esercito coeso. Gaara venne nominato capo reggimento e, quando la situazione raggiunse un punto critico, fece un discorso. Parlò di come il suo amico Naruto, un tempo suo nemico, l'aveva salvato da se stesso. Poi gli parlò degli Alba, caccia di Naruto, rivelando che se questi fosse caduto nelle loro mani, il mondo sarebbe finito. Parlò del dolore che tutti condividevano e del fatto che tra i loro ranghi nessuno fosse un nemico. Infine chiese a tutti di collaborare per salvare i propri amici e il mondo dal disastro. Il discorso di Gaara fece breccia nel cuore dei ninja, portando coesione tra le truppe e un obiettivo condiviso: sconfiggere gli Alba in battaglia. La quarta guerra mondiale dei ninja ebbe inizio. L'alleanza dei ninja si scontrò con i ninja rianimati e con le truppe di Zetsu bianchi in battaglie mortali disseminate per il mondo dei ninja. Membri morti degli Alba precedenti, Kage e abili ninja provenienti dai vari villaggi vennero riportati in vita e costretti a combattere sotto il volere di Kabuto. Ancora una volta Kakashi si trova davanti Zabuza e Haku, che aveva affrontato in un letale scontro nel paese delle onde. Disse loro che erano il motivo per cui Naruto aveva trovato il proprio credo ninja, divenendo un ninja incredibile. Erano stati i migliori avversari che Naruto potesse scontrare. Ok. Dichiarato questo, Kakashi sigillò Haku e Zabuza, furioso che qualcuno avesse osato utilizzare la tecnica della resurrezione per costringere i morti a combattere contro il proprio volere. E beh, mai far incavolare Kakashi. Oh, finalmente. The fourth great ninja war began. Allied shinobi forces clashed with powerful reanimated warriors in a horrific battle between the living and the dead. Naruto could sense the war even without being notified, and, together with Killer Bee, quickly departed their sanctuary. Harnessing the tailed beast power in Nine Tails Chakra Mode, he set out for the battlefield along with Killer Bee. Before they could arrive, the Raikage A and Tsunade appeared in order to block their path. We're here to stop you! We can't let you go any further! If you insist upon trying to go, then right here, I will destroy you!
I've got a lot up my sleeve. I'm gonna win this battle for sure. Vai. What are you saying? This battle is to protect you two. If you were captured, it would mean the end of the world. Iruka Sensei told me. Then why are you heading toward the battle? Are you half stupid? Can't bear the thought of everyone suffering for that. Even if we win, if everyone's dead besides me, then what's the point? I don't want that. Legion Shuriken, your lives are not just your own. You're the power balance of the country. The strength of the villages. You're special to them. When I harnessed the power of Ninetales, my dad let me meet my mom. He left Chakra behind so that when the Ninetales seal was opened, my mom could come see me, you know? It was only for a moment, but the two of them gave me something. Something so big that they made me believe I could do it. So I won't fail. Naruto had inherited skills from his parents. So too had Killer B inherited skills from A. They knew they could not lose as long as they retained those things. They boldly declared this to A. Let's go! A threw a punch toward Naruto at full force, but Naruto evaded it with an impressive dodge. That technique, known as Yellow Flash of the Leaf, brought to mind his father, Minato. Having passed the test, A allowed them to join the war. Ok, grado S. Molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e... alla prossima, ciao belli!